Benvenuti a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Siamo qui oggi con un nuovo episodio di PES 2016 e siamo subito con un ball opening perché ci sono le 5 leggende con la possibilità di trovare appunto una delle leggende, e quindi io ho avuto l'agente speciale che dovrebbe farmi trovare una di queste 5 leggende. Quindi vado subito a vedere chi sarà. Proviamo da ora. Ok ragazzi, questa leggenda ovviamente potrò aggiungere alla squadra. Vediamo chi è. Attenzione, chi sei? Ragazzi, non ho ancora riconosciuto. Roberto Baggio! Roberto Baggio, ragazzi, ho trovato Baggio! Roberto Baggio, non ci posso credere, ragazzi! Ho trovato Roberto Baggio! Ho trovato Roberto Baggio, ragazzi! Roberto Baggio, io mi sento male! Ragazzi, Roberto Baggio! Non ci posso credere, Roberto Baggio! Ragazzi, subito, voglio almeno 10 like! Visto che ho trovato Roberto Baggio, ragazzi, voglio almeno 10 like per lui, per Roberto Baggio. Non ci posso credere. Quindi farò solo un ball opening e poi facciamo una o due partite, ora vedo. Ok ragazzi, eccoci qui col secondo ball opening e anche ultimo, in quanto non è un vero e proprio ball opening, ma più che altro sto provando a vedere se riesco a trovare una leggenda, ma dovrei beccare un pallone nero, cosa praticamente, non dico impossibile, ma quasi. Vediamo se riesco. Riesco? Sì, pallone nero, chi sei? Ragazzi, vi prego, di che sei una leggenda, chi sei? Ragazzi, pallone nero, chi sei? De Jong, Nigel De Jong. Va bene ragazzi, è un buon mediano in situazione a blind. Non era la leggenda che speravo, però ci teniamo Nigel De Jong. Aggiungi a squadra. Ok ragazzi, eccoci qui con la squadra. Ho cambiato allenatore, ho assunto Rolando Maran perché lui gioca con un 4-3-1-2 e quindi mi ha dato l'opportunità di mettere Roberto Baggio il suo ruolo, ossia trequartista COC. Ci vediamo fra poco con la prima partita del giorno. Ok ragazzi, eccoci giunti alla prima partita del giorno e vediamo subito come va. Spero di fare un po' di esperienza e quindi prendere anche qualche buon punto. Lance dentro per Carmona, che vede dentro subito lo scatto di Robert, gol! Subito 1-0, manda a vuoto il difensore, 1-0 Lewandowski. Lag. È grande parata di Lali, reagisce subito l'avversario. Ma chiude tutto benissimo. Ancora lui, eccolo Roberto Baggio, guardatelo ragazzi. No! Grande Leali. Bravissimo Roberto Baggio. Guardatelo ragazzi, grande Roberto Baggio, che poi lancia a lungo per Lenz, anticipato. Ancora Roberto Baggio. Attenzione dentro per Lewandowski. Lewandowski e la costringe a mettere in angolo l'avversario sotto pressione. Sotto pressione. Andiamo subito con l'AM dentro. Cross, colpo di testa a palo, traversa De Jong, tiro e miracolo del portiere. Vicinissimo al 2-0 ragazzi, vicinissimo al 2-0. Con Diego Costa prova il tiro centrale, para facilmente le ali. Anticipato Baggio, che per ora si è visto ancora poco. Bravo Roberto Baggio. Ancora, eccolo qui Roberto Baggio. Non riesco a farlo tirare. E finisce il primo tempo ragazzi. Ecco qua, sul pallone. Può rimanere a terra morto. Secondo volta me l'hanno fatto a me. Attenzione che ora è solo. No, è filtrato solo. Pareggio dell'avversario. No, niente da fare. Ragazzi, sta rompendo il cazzo questo Diego Costa. Ancora. No, perché si allungano la palla in questa maniera? Ragazzi, scrivetemi subito sotto nei commenti come posso fare per non far allungare più palla ai miei giocatori, perché è scandaloso che spesso si allungano palla in una maniera indecifrabile. Come indecifrabile? Come ha perso palla, per fortuna che c'è lui, c'è Nigel. Assumo che potremmo sfruttare la sua bravura nel tiro. Vediamo un po'. Io ho Roberto Baggio, bruttissimo tiro. Ragazzi, non ho ancora capito le punizioni su PES come si battono, ve lo dico sinceramente. Ancora lui fermato, Lenz. Prova l'1-2. Ancora, attenzione, Carmona, arriva il tiro, palo! Carmona ancora, parata del portiere! Ancora Roberto Baggio ragazzi, Roberto Baggio fermato. Vi devo spiegare perché fanno questi passaggi. Motivo. Guardate ragazzi, Roberto Baggio, non so se avete notato il numero che ha fatto. E finisce così. 1-1 ragazzi.
Ok ragazzi, eccoci tornati con la seconda partita di questo episodio. Vediamo subito come va. No, 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 no! Subito 1-0, subito 1-0. Si parte malissimo ragazzi, subito 1-0 per l'avversario. Bravo Roberto Baggio. Palo dell'avversario, palo. Attenzione dentro, Carmona, arbitro! No, non ci credo, non ha fischiato nulla. Carmona vince il contrasto, Carmona. Perché a lui era Roberto Baggio? Perché la dai in avanti? Quando fanno ste cagate, ragazzi, mi fanno innervosire. Sta provando. Attenzione, tiro! Rimpallato, ragazzi, si mette davanti con 11 giocatori e cerca di ripartire in contropiede. Attenzione al tiro! Botta parata però. Stiamo iniziando ad alzare il volume del... Perché? Perché sto lag? Perché? Neymar, Baggio, numero di Roby Baggio, numero... Numero ancora, Roby Baggio, dentro! Dà la palla dentro ancora! Prova, Lewandowski, no! Che cosa ho combinato, ragazzi? Ho sbagliato tasto! Roby Baggio, però ancora! È contrastato, ragazzi, ho sbagliato tasto, confuso FIFA con PES. Ancora, Neymar! Miracolo del portiere, miracolo! Quando ovviamente meritiamo noi il pareggio, niente. Quando meritano, come la partita di prima, gli altri fanno qualcosa, subito pareggiano. Neymar dentro, Baggio, Robert, Lewandowski. Lewandowski, tiro, respinto ancora. No, 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 di pochissimo. Ha quasi fatto il 2-0. Ragazzi, i miei centrali sono lentissimi, forti, ma molto troppo, secondo me, lenti. Neymar ci prova, deve ancora dire grazie al portiere. Non filtra il pallone. Dentro Roby Baggio, Roby Baggio. Baggio ancora, Baggio, Baggio, Baggio. Numero di Baggio, Baggio, fuori. Non riesce a segnare, non riesce a segnare. Ma me lo starei meritando. Guardate Roby Baggio, ragazzi. Che classe, che classe Roberto Baggio. Neymar ancora. Neymar. Ma come, non c'è fallo? No, vabbè ragazzi, ma veramente l'arbitraggio di PES, vi giuro, è scandaloso. Ragazzi, l'arbitraggio in PES è scandaloso. Cioè questo però l'ha fischiato. Questo però l'ha fischiato. Quello di prima no, questo sì. Ok, va bene. Giochiamo anche contro l'arbitro. Colpo di testa innocuo. Roby Baggio ha recuperato palla, ragazzi, scarta ancora Roberto Baggio, non ci credo, ancora non riesce a segnare. Madonna, non ci posso credere, ragazzi, ma come cazzo è che non riesco a farlo segnare? Attenzione, pallone dentro, mancata la palla, attenzione, Roby Baggio dentro, Lewandowski, pareggio, pareggio, assist Roberto Baggio, ma c'è il pareggio, uno pari, meritatissimo. No, ragazzi, no. Dentro ancora per Robert, anticipato di un soffio, anticipato di un soffio, ragazzi, ed è finita, è finita ragazzi, uno pari, quindi un altro pareggio. Questa partita è stata più equilibrata, però comunque ho giocato bene, 8 tiri io, 10 lui. Ok ragazzi, spero che questo episodio di PES vi sia piaciuto, avete visto un pochino Baggio in azione. Vi invito come sempre a lasciare un like, commentare, condividete. Ragazzi, ditemi due cose. La prima, come faccio a cambiare le impostazioni del joystick. La seconda, datemi consigli su come posso aumentare i costi totali che l'allenatore può affrontare, può sostenere, perché vorrei mettere altri giocatori. Quindi datemi dei consigli se ne avete, come sempre. Ci vediamo al prossimo video ragazzi. Qui da Angelo Nero 83 è tutto. Bella!